cosa ci faccio con una webcam nelle mie mani su questo canale? Vedere una webcam, c'entrasi Gennaro, vedere una webcam è un po' strano, no? Siamo abituati a vedere smartphone, non webcam. E cosa ci faccio con un hub USB-C nelle mie mani? E soprattutto, cosa ci faccio con il mio Samsung S10? Andiamo a scoprire sicuramente dopo che vi sarete iscritti in massa tutti quanti al canale e azionate anche la campanella se volete ricevere le notifiche dei video che posterò in futuro. Andiamo a vedere in questo video cosa ha combinato Gennaro. Prima di andare a vedere ovviamente l'applicazione, dobbiamo fare questa operazione qua. Dobbiamo innanzitutto inserire nel nostro, nel vostro ovviamente smartphone Android, l'hub USB-C, perché come vi ho detto non possiamo pilotare ovviamente una webcam con USB-C, almeno che non abbiate una webcam USB-C. Quindi andiamo a inserire in una qualsiasi porta adesso la nostra videocamera, perché l'applicazione ovviamente non funziona senza la webcam attaccata, cioè collegata al nostro smartphone. E a questo punto possiamo andare a svelare l'applicazione che si chiama USB Camera, quindi una cosa molto semplice, ma anche se è semplice da vedere, racchiude qualche funzione che è abbastanza, come dire, simpatica. Potete trasformare tutto questo unboxing kit qui con il vostro uno smartphone magari vecchio con un hub, ovviamente poi potete anche alimentare l'hub, perché l'hub ovviamente va anche, abbiamo anche una porta che dove possiamo alimentare, ok, il nostro cellulare per non farlo scaricare. Possiamo farla diventare un IP camera, avete capito bene. Come si può notare, come inserisco la webcam nell'hub, l'applicazione si vuole aprire e noi, ok, clicchiamo su ok perché dobbiamo sicuramente aprirla. Innanzitutto andiamo un po' su, ok, nei comandi di sopra. Già interessante è la prima iconetta che permette di andare a lanciare il rilevamento del movimento. Quindi se io me ne vado di casa e voglio lanciare il rilevamento di movimento, ovviamente clicco su questa voce, se no annulla. Perché se magari è un animale oppure voglio monitorare la mia casa, posso fare questa, usare questa mia voce, ma si può utilizzare per qualsiasi cosa, non solo per monitorare la casa. Qui abbiamo invece la iconetta per andare a variare i parametri, ovviamente la luminosità, la brillantezza, eccetera, eccetera, della nostra immagine. La terza icona stacca la telecamera, quindi non la userò. E poi qua abbiamo il menu. Prima di andare a vedere il menu, diamo un'occhiata al menu che c'è qua sotto. Cliccando qui abbiamo innanzitutto una cosa, quella cosa che dicevo interessante, quest'iconetta qua. Quest'iconetta, se io la vado ad avviare, ovviamente vedete che qua sotto mi viene restituito un indirizzo IP. Quindi posso andare a vedere la mia webcam da remoto, quindi lasciare, se avessi un cellulare vecchio, per dire, uno smartphone vecchio Android, posso attaccarlo, ovviamente va attaccato anche alla rete, ovviamente c'è corrente, se no si scarica, e potrei piantarlo da qualche parte con la webcam e quindi potrei anche andare a vedere in remoto quello che succede nell'ambiente. Per disattivare ovviamente si riclicca sulla stessa icona. Qua sotto abbiamo la possibilità di andare in live, perché abbiamo la possibilità di andare a inserire un server RTMP. Per chi non sapesse cos'è questo server, è una stringa, praticamente è un indirizzo dove praticamente io posso andare a trasmettere su qualsiasi piattaforma, cioè non su qualsiasi piattaforma, sì, su qualsiasi piattaforma, ma non dall'applicazione della piattaforma. Per dire, Facebook, se io volessi trasmettere con questa applicazione, basta che vado su Facebook da computer, non funziona ovviamente dall'app oppure dal browser del vostro tablet, andare in live, invece di scegliere, diciamo, la voce che vi viene proposta, dovete scegliere applicazione esterna e quindi vi dà l'RTMP, questa stringhetta, con una key, una chiave, e voi la inserite dove vi faccio vedere. Da qui vi catapulta, ok, anche
penso all'interno delle impostazioni, ma ci andiamo dopo. Qua abbiamo l'avvio della registrazione, quindi clicchiamo su per avviare la registrazione, clicchiamo un'altra volta per stoppare la registrazione e di conseguenza qui sotto abbiamo ovviamente lo scatto fotografico, niente di più, niente di meno. Le opzioni principali quali sono? Innanzitutto in setting le andremo a vedere dopo, abbiamo il formato del video dove possiamo andare ovviamente a cambiare il codec, la risoluzione e ovviamente i frame per secondo. Ecco, la risoluzione arriva fino a 1080, ma arriva fino a 720, comunque vabbè ci sta ragazzi. Una videocamera anche di sorveglianza ce ne cresce. E poi abbiamo qua i frame che arriviamo fino a 30 frame al secondo, quindi benissimo così, perfetto. L'audio è la stessa cosa, abbiamo ovviamente la possibilità di cambiare codec, di andare a cambiare la fonte, qui no, la registrazione audio della videocamera, qua ovviamente i bit e ovviamente abbiamo anche qua la possibilità di andare a cambiare la frequenza di campionamento, ok? Poi abbiamo un sacco di settaggi che poi ve li guardate con calma. Qua giù abbiamo ovviamente una funzione a pagamento che è il picture in picture. Infatti vedete che bisogna andare in pro, che non costa tantissimo, infatti vediamo il prezzo è 6 euro, quindi voglio dire è un prezzo sicuramente basso per quello che fa. Ecco, io ho scoperto una cosa che eliminando, non so se è un problema dell'S10 sicuro, non ho provato però spegnendo l'applicazione, eliminando dall'hub la webcam, il mio S10 si riavvia. Questo magari è un problema mio. Ora andiamo nei settaggi che ci servono di più. Infatti in setting andiamo in settaggi con ok, voglio farvi vedere ovviamente quello che a me mi è sembrato una cosa utile. Innanzitutto andiamo giù e incominciamo a vedere la parte che riguarda sicuramente RTMP, il server che vi dicevo, ok? Appena lo trovo, allora vediamo un po', qui ci sono tutti i formati, potete spulciarvelo bene, ecco qua, vedete, qua innanzitutto incominciamo a parlare del RTMP, infatti ovviamente chiede poi l'URL e ovviamente vedete l'URL e la key, quindi dobbiamo ovviamente avere questi due parametri. Ma se andate a vedervi un video che ho fatto su come trasmettere su Instagram da Rec and Go, questo lo potete vedere da voi. Un'altra cosa interessante, andando giù vediamo i due parametri che sono per appunto per collegarsi con questa webcam, con questa diciamo applicazione, che sono la login, ovviamente dato da un nome che in questo caso è admin, e poi la password che ho dato 12345 per farvi vedere ovviamente poi la dimostrazione, quindi e poi ovviamente ci sono altri parametri che vi invito ovviamente a spulciarvi e andare a vedere, molto interessante, perché adesso faremo la parte finale, andremo proprio a collegare col mio iPhone XS, che non si collega col browser, con l'iPad sì, ma si collega tramite un'applicazione gratuita che andiamo subito a vedere. Innanzitutto vi faccio vedere l'applicazione che sto per utilizzare appunto per collegarmi alla mia webcam. Adesso sparirò io ovviamente e andrò a mettere le due schermate ovviamente avvicinate una all'altra per farvi vedere. Ecco, praticamente come vedete di qua su Android, ovviamente cosa devo fare? Devo andare a abilitare, ok, la voce di trasmissione IP, se no non ha senso quello che sto per fare. Vado semplicemente in basso, ADT camera, nella prima voce, ok, IP camera, non faccio altro che andare su questa riga di comando, cancellare tutto, dare paste, c'è già ovviamente l'admin rimasto e anche il, non so perché la password, comunque dovete inserire due parametri e andare su test. Se tutto va bene, avete la vostra webcam qua, ovviamente in remoto. Adesso faccio salva e quando faccio back,
abbiamo tutte le nostre videocamere qui. Sì, c'è una latenza della miseria, non so perché, però abbiamo la nostra webcam ovviamente sotto controllo. C'è un po' di latenza, questa magari non so se è data dal software, dal cellulare vecchio, dalla linea internet, quello che è. Però diciamo che per vedere, non so, un gatto che si muove, una cosa che diciamo si può anche ovviare, cioè tenere questo problema, anche perché, come abbiamo visto prima, possiamo andare ovviamente a decidere, ok, di azionare il movimento, ovviamente il movimento, quindi poter registrare appena si muove qualcosa in questo spazio. Quindi, cosa ne dite, ragazzi? È interessante o no? Allora, ragazzi, vediamo se si riavvia togliendo la webcam dal... No, spegnendo l'applicazione non si riavvia ovviamente il cellulare. Quindi possiamo a questo punto andare a mettere la nostra webcam su un bel cavalletto e posizionarla in qualsiasi posto e utilizzare un nostro vecchio magari cellulare Android per poter monitorare una stanza, uno spazio, un parcheggio, quello che vogliamo, ovviamente. State attenti sempre alla privacy, ok? Quindi dovete essere in regola. In casa vostra potete monitorare quello che volete, perché tanto è vostra, mi metto un po' più al centro e quindi diciamo che per vedere magari non parliamo sempre di ladri, roba del genere, parliamo anche di un gattino che magari si muove, oppure non so, gli manca l'acqua al cane, eccetera, eccetera. Va bene, ragazzi, se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, condividetelo con i vostri amici che forse può interessare. E in ultimo, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale e azionare la campanella per, se non l'avete ancora fatto, ovviamente, per ricevere le notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo, ci vediamo alla prossima, un abbraccio da Gennaro.